Incontri ravvicinati e anche altre iniziative, vedi ET, tanto per dire, sicuramente fanno parte di un vasto discorso di acculturazione dell'opinione parte di Spielberg, che certamente non è tutta o solamente farina del suo sacco. Qui c'è sicuramente dietro la tendenza da parte di un regista consapevole a incidere sull'opinione pubblica americana al di là dei suoi interessi personali o delle sue opinioni personali, ma nel quadro probabilmente di una preparazione a qualcosa. Se questo è stato fatto ed è fatto attraverso un accordo preciso con autorità interessate a questo, o se diciamo Spielberg è soltanto stato pilotato, per così dire, più o meno suo malgrado in questa direzione, questo è un altro paio di maniche, non potremo forse mai saperlo con certezza. Sono assolutamente certo che il fenomeno degli UFO sia reale e che il suo vero fulcro sia rappresentato da navi spaziali provenienti da altri mondi. Questo significa che messaggeri, rappresentanti di altre civiltà o avventurieri del cosmo visitano il nostro pianeta da molto tempo, quantomeno per osservare la specie umana. Sono convinto che queste razze aliene stiano visitando mondi abitati da altri umanoidi a causa di un legame ancestrale. I detrattori solitamente ci chiedono: se questi astronauti umanoidi visitano la Terra, perché non stabiliscono un contatto permanente con noi? Perché non atterrano sulla superficie terrestre? Perché il contatto palese non è ancora avvenuto? A parte il fatto che sono già stati stabiliti dei contatti e che questi oggetti sono già atterrati sul nostro pianeta, suppongo che una specie aliena avanzata non abbia alcuna ragione di effettuare un atterraggio ufficiale. Perché dovrebbero farlo? Non gli servirebbe a nulla. Loro sembrano interessati ad osservare e studiare la razza umana e forse alcuni di loro sono discendenti dei nostri antenati e vengono a vedere in che modo ci siamo evoluti. Forse seguono una teoria olistica. La mia è solo una supposizione. O forse vogliono solo monitorare le assurdità che compiamo o il nostro livello di evoluzione. Se si trattasse di semplici avventurieri, per loro sarebbe già abbastanza volare sul nostro pianeta e osservarlo. Ovviamente queste sono solo delle supposizioni, possiamo solo speculare sulle loro motivazioni. Forse dei rappresentanti di altre civiltà vengono qui con una mentalità completamente diversa e i loro scienziati ci osservano proprio come noi studiamo lo sviluppo delle piante o degli insetti, senza alcuna partecipazione a livello emotivo. Non dobbiamo fare l'errore di proiettare le nostre motivazioni in quelle di civiltà extraterrestri. Forse loro si sentono completamente diversi da noi. Ovviamente è possibile stabilire un legame emotivo e forse loro arriveranno a controllare il nostro sviluppo in modo indiretto. Quindi non siamo neanche certi che loro interferiscano. Forse lo fanno in modo talmente discreto, in modo così velato, che per noi non è neppure possibile accorgercene. Thank you.
È un'evidenza schiacciante. Per me esiste un profondo legame con loro da migliaia di anni. Ritengo, con lo storico Zecharia Sitchin, che la razza umana sia stata probabilmente inseminata qui sulla Terra da civiltà extraterrestri altamente evolute. Credo che gli esseri che ci hanno impiantato su questo pianeta e che sono intimamente coinvolti nella manipolazione genetica e nello sviluppo della nostra specie siano profondamente interessati e preoccupati per noi. Ecco perché sono presenti in maniera così coinvolgente. I loro motivi per ritornare, a mio avviso, risiedono nel fatto che sono andati e tornati dal nostro pianeta varie volte, ogni 3600 anni. Se analizziamo i progressi delle conoscenze umane, ci rendiamo conto che sono avvenuti in determinate fasi, appunto ogni 36 secoli. Essi ritornano ciclicamente e quando giungono in prossimità del nostro pianeta vengono a trovarci. Ora, uno dei problemi principali a riguardo degli UFO è che circolano moltissime storie e molti ormai ritengono che se gli UFO esistono sul serio, devono per forza provenire da un luogo vicino e non da una stella che si trova a 10 o 15 anni luce, perché si manifestano praticamente sulla Terra ogni notte e in nazioni diverse. Tale frequenza di avvistamenti si può spiegare, secondo me, con la riattivazione, ne abbiamo le prove fotografiche, di una base spaziale su Marte, una riattivazione che suggerisce che se gli UFO stanno tornando, anche se io non ne ho visto nemmeno uno, ma le molteplici testimonianze riguardano anche gli incontri con gli equipaggi di questi UFO, evidentemente essi provengono da Marte. Gli Anunnaki non somigliano ai piccoli esseri apparentemente di pelle grigia, asessuati, né maschili né femminili, o forse sono ermafroditi, con grandi teste e grandi occhi a mandorla. Gli Anunnaki invece sono molto simili a noi, perché loro ci hanno concepito sul loro modello. Quindi i grigi non sono gli Anunnaki. La presenza degli Anunnaki l'ho personalmente riscontrata nelle antiche scritture sumeriane. Loro hanno una completa identità con noi. I grigi possono essere messaggeri degli Anunnaki. Quindi io direi, come ho già scritto nel mio ultimo libro, che si tratta di robot. Alcuni li chiamano umanoidi, altri usano altri nomi, ma si tratta comunque di esseri sufficientemente intelligenti per manovrare gli UFO e vengono qui in missioni esplorative in occasioni particolari che riguardano la Terra. Abbiamo degli esempi in merito all'interesse degli Anunnaki per le condizioni del nostro pianeta. Uno di questi episodi è stato descritto anche nella Bibbia ed è meglio noto come il diluvio universale. Ma c'è chi sostiene che esistono le prove di incontri ufficiali con gli alieni in tempi recenti. C'è già stato un incontro fra governi e questi visitors, come li chiamano gli americani, no? Questi visitatori, no? Loro non li chiamano alieni. Ecco, io quando ho conosciuto, non so, piloti militari, veterani che mi dicevano di essere entrati in contatto radio con loro, e questo è successo a tutta la squadriglia, oppure quando ho parlato con ingegneri nelle basi americane che mi ha raccontato queste cose, è chiaro che all'inizio mi sono detto, ma insomma, mi sembra un po' grossa, però è chiaro che io di prove non ne ho, non ne posso esibire, è solo una sensazione che ho evidentemente, però ci sono talmente tante testimonianze concordanti che o tutti raccontano le stesse balle, scusate l'espressione, oppure c'è qualcosa dietro. Il velivolo aveva un diametro di circa 30 metri ed era dotato di una piccola cupola sulla parte superiore del diametro di circa 7 metri e alta quasi 3 rispetto alla flangia superiore della nave, che era particolarmente sottile. Tutto l'oggetto era piuttosto sottile, con una capsula nella parte inferiore centrale, praticamente un abitacolo per l'equipaggio, di 6 o 7 metri di diametro.
I militari capirono come smontare la navicella grazie a una leva posta all'interno della cabina di pilotaggio che una volta azionata separava una sezione del disco. Trovarono le altre leve e così lo sezionarono sul posto e poi lo trasportarono su grandi camion dell'esercito. Siamo certi che in seguito siano precipitati diversi altri veicoli e che il governo americano sia in possesso di almeno 16 navi e di oltre 33 corpi. Sembra che nella maggior parte dei casi siano stati trasportati presso il più vicino impianto della IAEC, la Commissione per l'Energia Atomica. Furono portati a Los Alamos, in un'altra base nel sud del Nuovo Messico. Alcuni rottami vennero inviati alla base aerea di Wright-Patterson, ma crediamo che la maggior parte dei rottami siano stati trasportati nell'area 51. Ed anche questa si trova sotto il controllo della Commissione per l'Energia Atomica. Tutti i relitti sono stati posti sotto il controllo della commissione diretta dal dottor Vannevar Bush e poi dal suo successore e quindi sono sempre rimasti sotto il controllo della AAC, la più grande ed importante installazione dove vengono condotti gli studi sui rottami degli UFO è la zona denominata S4, presso l'area 51. Abbiamo intervistato scienziati che lavorano presso questa installazione ed anche addetti alla sicurezza e ci hanno raccontato cosa accade lì dentro. C'è un habitat speciale dove sono custoditi e mantenuti in vita gli alieni che erano stati recuperati. Hanno in loro possesso delle navi aliene che stanno analizzando e sulle quali stanno effettuando dei voli di prova. Questi mezzi generano il loro campo gravitazionale. Così come la Terra attira la materia, queste astronavi generano un campo simile, ma sfasato, e quindi riescono a respingere la materia invece di attirarla. I sistemi che generano tutto questo sono assolutamente magici. Superano di gran lunga il nostro livello. Tuttavia, Lazar afferma che presso la zona S4 vengono effettuati dei collaudi di volo sugli UFO che sono stati recuperati. Uno di questi voli è stato ripreso da alcuni testimoni, dato che Lazar era riuscito a scoprire in quale data sarebbe stato effettuato il test. Queste affascinanti immagini testimoniano la presenza di velivoli non convenzionali sull'area 51. Io sono giornalista da 25 anni, mi sono avvicinato tante volte a basi militari in Europa e altrove, e dappertutto la stessa cosa, no? Cioè ci sono cartelli reticolati, uno sa che se li oltrepassa va nei guai, cioè quello che forse lì fa più impressione è che ci sono torri di controllo, ci sono delle jeep militari, delle camionette, cioè senza la stella americana, no? Sono neutre eccetera, che controllano, però se uno sta al suo posto non gli capita assolutamente nulla. Quello che forse fa impressione invece è incontrare gente che vive attorno all'area 51 che ti racconta di avvistamenti che sono avvistamenti di tipo ufologico, insomma luci che stanno ferme per delle mezz'ore oppure che partono a velocità incredibili o che fanno delle evoluzioni stranissime, anche lì dico, non so, o che tutta questa gente ha delle allucinazioni oppure c'è qualcosa di vero, dato che c'è tantissima gente, ci sono giornalisti di mezzo mondo che hanno passato nottate a nottate attorno all'area 51 per vedere qualcosa e hanno visto e hanno filmato, no? Ci sono dei film di un'equipe giapponese analizzata al computer, insomma, mostrano che ci sono quelli che noi chiamiamo i dischi volanti, che si alzano dall'area 51. Anch'io ho visto questi documenti, io stesso purtroppo non ho avuto la fortuna di avere un avvistamento. Però, insomma, dietro quelle montagne deve esserci qualcosa, insomma. Però mi diceva un giornalista di Las Vegas che si è molto occupato di questi temi, che dato che ci sono un sacco di equipe televisive che vanno lì nell'attesa di vedere, eccetera, i militari hanno spostato questi esperimenti su altre basi, per cui mi diceva, guarda che attorno all'area 51 non capita quasi più niente.
Il governo sa e copre la verità, al punto tale che non si deve più solo parlare del dopo Roswell, come in questo incontro di esperti internazionali a San Marino, ma anche degli altri incidenti UFO, come Maddalena. Ecco il punto finale, ecco cosa sta emergendo. Aumentano le prove, attraverso singole testimonianze e documenti, dei quali tra poco parlerò, che evidenziano un'intera serie di incidenti e recuperi UFO, almeno dalla metà degli anni 40 sino alla metà o alla fine degli anni 50, accaduti negli Stati Uniti, nel New Mexico e in altre nazioni. Se questo è vero, bisogna capire che il filmato dell'autopsia che sta confondendo l'inchiesta sull'incidente di Roswell, quello nella zona di Corona, in quanto non corrisponde alle descrizioni di Glenn Dennis. L'essere infatti ha sei dita e una muscolatura più sviluppata. È un fatto differente. E se è vero il racconto del cameraman che dice di aver effettuato le riprese in un posto a 10 miglia a sud-ovest di Socorro, allora abbiamo due punti di impatto completamente diversi e due diversi dischi e apparentemente due diversi gruppi di corpi, alcuni vivi, altri morti. Forse è in questo senso che si sta cercando di fare chiarezza, anche a livello di ricerca. Ciò che è strano è il fatto che emergono le immagini dei corpi, ma non quelle del disco. Ammettiamo che gli oggetti precipitati fossero due. Non abbiamo la benché minima idea di come fossero fatti, a meno che non si prenda per buona la descrizione del cineoperatore Jack Barnett, per il quale l'oggetto non era di forma ovale o simile alle tipologie dell'epoca. Credo sia particolarmente importante analizzare il documento cui ora mi riferisco. È operativo concernente i gruppi speciali addetti al recupero degli scafi alieni per conto del Majestic 12 con un Laosta Magic. E il manuale presenta una pagina che descrive due tipi diversi di cosiddette entità biologiche extraterrestri e distingue quattro o cinque diversi tipi di scafi. Se la data del documento è corretta, aprile 1954, allora ciò significa che nel solo spazio di sei anni, in seguito all'incidente di Corona nella regione di Roswell, nel New Mexico, il governo degli Stati Uniti, o meglio il suo Sancta Sanctorum, conosceva già diverse tipologie di UFO, quelli ovoidali, quelli circolari, triangolari, sigariformi e due o tre altre variazioni di modelli discoidali. Se sapevano questo, sapevano anche di due o tre tipi di umanoidi, inclusi quelli a quattro dita. Ora si può supporre che il governo degli Stati Uniti, alla metà degli anni 50, avesse avuto già un'intensa esperienza con una varietà di oggetti e di esseri, visto che era stato prodotto un simile manuale di addestramento. Ecco perché è importante questo documento. Cerchiamo comunque di capire, dal tuo punto di vista, ben addentro agli apparati di intelligence, di cui conosci molti addetti ai lavori, due interrogativi. Come è stato possibile che l'opinione pubblica americana, ufficialmente al corrente dell'avvistamento di Kenneth Arnold del 24 giugno 1947, non abbia poi saputo nient'altro? La situazione non sarebbe cambiata per molto tempo, mentre in realtà qualcosa di molto strano, come un incidente ad un UFO, era già successo soltanto un anno prima o giù di lì. Ebbene, ritieni possibile che l'esercito americano non fosse preparato all'evenienza di un incidente UFO e alla conseguente gestione del recupero di una macchina volante aliena e del suo equipaggio, visti i dati di cui erano a conoscenza? Giusto.
Le prove testimoniali e documentali suggeriscono che il governo americano si trovò ad affrontare il problema degli incidenti UFO negli anni 40, durante la Seconda Guerra Mondiale, con lo sviluppo del Manhattan Project e l'intensa sperimentazione di missili e radar nel poligono di White Sands, New Mexico. Luoghi come Socorro, Maddalena, Roswell si trovano tutti a poca distanza da White Sands. Forse c'era qualcosa che il governo americano stava portando avanti in quell'impianto che attirò l'attenzione di un'intelligenza non umana che, per ragioni che non comprendiamo, fu indotta ad accelerare il proprio controllo, e forse accadde qualcosa che riguardò i nuovi potentissimi radar che gli americani stavano provando in quel periodo. Forse i nostri meccanismi interferirono con la sofisticata tecnologia di gente proveniente dallo spazio, ma ci domandiamo, com'è possibile che noi, umili esseri umani, con la nostra limitata tecnologia, abbiamo tirato giù questi oggetti extraterrestri? A volte nell'universo accade che le cose più semplici e poco evolute danneggiano quelle più complesse. Possiamo escludere l'idea che questo o questi UFO siano stati abbattuti dagli americani? Questo fa parte della storia, riguarda il nostro governo. Me lo confermò Leonard Stringfield poco prima di morire. Len era venuto a conoscenza del fatto che fra la fine degli anni 40 e il 1952-53 fu emesso l'ordine imperativo di tentare di abbattere i dischi volanti. Il motivo, secondo Stringfield, erano stati i diversi insuccessi e le diverse perdite di uomini causati da questa strategia. Così, dopo il 1953, gli Stati Uniti decisero di non procedere più in quella direzione. Ma il grosso punto interrogativo resta il seguente: chi sono questi esseri? Da dove provengono? E perché vanno e vengono rispetto al nostro pianeta? Cosa vogliono? E quali di questi esseri sono collegati al mistero delle mutilazioni animali, alla sindrome dei rapimenti, al fenomeno dei cerchi nel grano? Chi c'è dietro gli episodi in cui si riscontrano fatti fisici, tracce fisiche che abbiamo studiato ormai da molto tempo e che sono suffragati da testimonianze circostanziate relative a interferenze aliene? Di qualunque natura siano, stanno interagendo globalmente sul pianeta, lasciando tracce, carcasse di animali. E credo che si debba andare a fondo su quanto il governo americano sa, non solo per quanto riguarda l'autopsia filmata, ma soprattutto su quali informazioni il nostro ed altri governi hanno riguardo ai motivi della presenza aliena da 50 anni a questa parte. Ma la gente comune continua a porsi gli stessi interrogativi. Perché i segreti? Dove li hanno custoditi? Perché, in nome di Dio, il governo americano li avrebbe tenuti nascosti? E infine, che tipo di trattamento fu riservato a queste creature? A prescindere dal fatto che fossero bene o male intenzionate. Posso riferire quanto segue. Ho parlato con un uomo che ha dichiarato che nello stato del New Mexico, 2 o 3 decadi or sono, ha avuto un incontro faccia a faccia nel contesto del suo lavoro per il governo statunitense, con uno di questi esseri, vivo. E ha detto che la comunicazione telepatica di questo essere fondamentalmente superava le sue capacità mentali durante la comunicazione. Gli esseri umani fra loro dialogano, ascoltando e parlando, per cui all'inizio può essere andata così.
Qualunque fosse il tipo di comunicazione telepatica di questi esseri, il nostro governo aveva subito capito che non era possibile prendere un essere che comunica telepaticamente e portarlo in televisione o in radio, perché non c'era alcuna chance di presentarlo in pubblico, assieme a personalità civili o militari con cui fosse in comunicazione telepatica. Si sarebbero ritrovati coi giornalisti che chiedevano: «Scusi, generale, ci può dire che cosa le ha detto questo?» Una situazione ingestibile, per cui, rendendosene conto, gli Stati Uniti avevano deciso di attendere, non potendo in effetti presentare questo tipo di intelligenza aliena, sino a quando non fosse stato stabilito un sistema di comunicazione che potesse essere udibile e comprensibile per la gente. Ma vi rendete conto? Oggi ci vengono presentate le prove dell'esistenza di una civiltà extraterrestre, ma dobbiamo prima passare attraverso le immagini di un'autopsia. È esattamente quello che accadde tanti anni fa, quando il governo ed i militari impattarono su questa realtà. Sembra un'ironia. E ora incontriamo Robert Emenegger, autore e produttore cinematografico, e Paul Sharty, ex capo della sicurezza del programma audiovisivo della base aerea di Norton. Benvenuti. Signor Emenegger, quando ha cominciato ad occuparsi di UFO? Nel 1973 ero vicepresidente dell'agenzia di pubblicità Gray, del materiale di uno special televisivo sul Dipartimento della Difesa. L'argomento degli UFO venne fuori mentre si stava discutendo di un documentario televisivo. Paul mi parlò dell'atterraggio di un velivolo alieno alla base aerea. Signor Sharty, che cosa vide? Un filmato di tre velivoli a forma di disco. Uno atterrò, due se ne andarono. E perché atterrò? Sembrava avere dei problemi perché oscillava in modo strano, ma è riuscita ad atterrare. Poi si è aperta una porta scorrevole dalla quale è uscita una rampa fino al suolo e sono venuti fuori tre alieni. Erano di dimensioni umane, con una carnagione grigio-bluastra, nasi pronunciati e indossavano delle tute molto strette. In testa avevano un enorme congegno, una specie di sistema di comunicazione, e nelle mani avevano un traduttore. Il comandante e gli scienziati della base andarono ad incontrarli. Lei ha veramente visto gli alieni nel film? Sì. Avevamo scelto questo film come finale per il nostro special televisivo. Davvero? E lo avete trasmesso? C'era stata una totale cooperazione da parte del Pentagono, ma all'ultimo minuto il filmato è stato requisito. Così noi perdemmo il nostro finale. Ma io ho visto e sentito abbastanza per essere convinto che gli UFO esistono. Signor Shuttle, che cosa le dissero i suoi superiori? Che era un falso e che l'aeronautica l'aveva comprato come materiale didattico. Sembra abbastanza plausibile. Allora avrei dovuto averne una copia, perché il mio lavoro era proprio quello di selezionare il materiale audiovisivo. C'è qualche altro motivo per cui secondo lei quel film non era una finzione? Sì, era tutto troppo reale. Le persone che stavano girando il film erano rappresentanti dell'aeronautica. Fortunatamente per noi proprio quel giorno stavano filmando un test di accelerazione. Peccato, ci sarebbe piaciuto. Grazie per essere stati con noi stasera. Nella prossima puntata affronteremo per la prima volta il problema delle mutilazioni animali, un inquietante fenomeno studiato in particolare dalla giornalista Linda Moulton-Howe.